La nostra filosofia aziendale è stata sempre orientata allo sviluppo di prodotti e soluzioni innovativi e prestazionali. Tali prestazioni, naturalmente, abbracciano tutto l'ambito di utilizzo degli edifici e riguardano risparmio energetico, comfort abitativo, sicurezza in caso di incendio o evento sismico. Siamo presenti sul mercato da svariati decenni e ci confrontiamo quotidianamente con le richieste provenienti dal mercato stesso, ma anche e soprattutto dalle esigenze espresse da progettisti e committenti. Questo continuo confronto, unitamente alla sinergia ormai consolidata tra il nostro settore merceologico e quello della ricerca scientifica, ci ha permesso di indagare a fondo sulle caratteristiche del laterizio, analizzandone e correggendone eventuali criticità, ma nello stesso tempo esaltandone le peculiarità e i vantaggi offerti. E questo ci permette di poter affermare oggi che il laterizio è l'unico materiale che risponde in maniera egregia alla richiesta di risparmio energetico, garantendo allo stesso tempo un eccellente comfort abitativo. La nostra presenza al Tour 2020 ha lo scopo di mostrare ai partecipanti a questo importantissimo evento le nostre soluzioni idonee alla realizzazione di involucri di edifici a elevatissima prestazione energetica e di raccogliere le impressioni e le richieste della platea e di tutti i visitatori che avremo il piacere di incontrare, in modo che le stesse possano essere uno stimolo a perfezionare la nostra gamma di prodotti e soluzioni. Le nostre proposte sono sostanzialmente due, che riguardano edifici già in armato tamburato e edifici in muratura strutturale. Abbiamo sviluppato, e ci tengo a sottolinearlo, tra i primi d'Italia, una gamma di prodotti cosiddetti assetti sottili. Questo anche grazie al fatto di essere associati al consorzio Alveolater, che raggruppa i più qualificati produttori a livello nazionale di laterizi alleggeriti in pasta. La peculiarità dei blocchi assetti sottili sta nel fatto di essere riusciti a sfruttare al meglio le eccellenti doti di isolamento termico offerti dall'aria inquiete. Questo semplice ma importantissimo principio è garantito grazie a una geometria della foratura dei blocchi appositamente studiata, in modo da ottenere un elevato numero di fori nel senso perpendicolare a quello del flusso termico. Nello specifico voglio mostrarvi quello che è allo stato attuale il nostro prodotto di punta. Si tratta di un blocco assetti sottili a incastro, dello spessore di ben 50 cm, posato con malta comune, con il giunto orizzontale interrotto mediante l'interposizione di una fascia taglia aggiunto in EPS 100 addizionato di grafite dello spessore di 80 mm. Questo accorgimento di posa ci permette innanzitutto di ottenere una significativa riduzione del ponte termico dovuto alla presenza del giunto stesso, ma ci permette anche di avere un utile riscontro durante le fasi di prova, permettendoci di ottenere uno spessore del giunto definito e costante. Dal punto di vista energetico, la prestazione della muratura realizzata con questi blocchi è certamente in linea con gli standard richiesti dagli edifici cosiddetti energia quasi zero, limitando fortemente l'uso di materiali isolanti. Lo spessore generoso della muratura ci permette inoltre di risolvere egregiamente tutte le problematiche relative ai ponti termici, conferendo allo stesso tempo all'involucro opaco delle eccellenti doti di inerzia termica. Dal punto di vista urbanistico, ricordo sempre che vige la norma sullo scomputo degli extra spessori murari, che permette di non considerare ai fini dei calcoli delle volumetrie il maggiore spessore eccedente i 30 cm per altri fino a un massimo di altri 30 cm, sia per quanto riguarda il calcolo delle volumetrie che per le distanze minime.
Per quanto riguarda la muratura strutturale, la nostra proposta consiste in un blocco semipieno dello spessore di 40 centimetri, idoneo all'uso in qualsiasi zona di qualsiasi grado di rischio sismico. Anch'esso a incastro, però trattandosi di muratura strutturale, è dotato della tasca di malta, destinata appunto ad essere riempita di malta perché comunque dobbiamo realizzare, diciamo, l'equivalente del giunto verticale, e anch'esso posato con l'interruzione del giunto mediante la fascia isolante. Il prodotto, per le sue caratteristiche geomorfologiche, è già conforme a quanto indicato nel testo di revisione dell'NTC, e la stima della resistenza meccanica della muratura, essendo non rientrando nei casi riportati nelle tabelle appunto dell'NTC, tuttavia lo si può stimare tranquillamente attraverso le procedure descritte nell'Eurocodice 6. Il rapporto con i professionisti per noi è importantissimo ed è fatto di continui confronti, scambio reciproco di esperienze, consulenza e supporto, ovviamente. Intendiamo mantenere senz'altro vivo e costruttivo più che mai questo rapporto, soprattutto per sensibilizzare gli stessi professionisti ad adottare soluzioni di involucro massive in laterizio, evidenziando, ahimè, le lacune contenute nella normativa vigente in ambito energetico e guidandoli alla scelta di soluzioni costruttive che tengano conto, oltre che della richiesta sempre più spinta di isolamento, non del tutto giustificata nel nostro contesto climatico, delle proprietà peculiari e del comportamento dinamico dell'involucro massivo, soprattutto nella stagione estiva. Altro tema a cui la platea, ma anche e soprattutto gli stessi utenti, sono molto sensibili è quello relativo alla bioedilizia e alla sostenibilità ambientale. È per questo che abbiamo deciso di alleggerire l'impasto dei nostri laterizi alveolater con farine derivanti dal recupero di residui della lavorazione di materiali naturali di origine vegetale. Le farine utilizzate, prive di qualunque sostanza nociva, assicurano la sostenibilità e la sicurezza al prodotto finito e la riduzione di consumo di materie prime non rinnovabili nelle fasi di produzione, riducendo significativamente le emissioni di idrocarburi aromatici quali il benzene e simili durante la fase di cottura.